e signori! Benvenuti a Casa Cavassa! Assisterete al più strabiliante e mirabolante spettacolo della vita e della morte! Su questi muri viaggiano nel tempo le fantasie degli uomini, gli animali fantastici. Una specie di arca di Noè, ma molto speciale. Facciamo piano per non agitare gli animali. Essere un animale fantastico può dare grossi problemi di identità. Sei un grifone, ci sarà sempre qualcuno che sbaglia il tuo nome. Mamma, guarda! Che buffa quell'aquila! Aiuto! Il leone! Ma ci sono anche grossi vantaggi. Ad esempio, se ti danno la caccia. A volte, qualche pittore apporta dei piccoli cambiamenti e nessuno più ti riconosce. C'è chi ci trova affascinanti, chi spaventosi. Ma ormai raramente ci prendono sul serio. E pensare che c'è stato un tempo in cui condottieri ed esploratori affrontavano grandi pericoli per venire a cercarci. Marco Polo, Ulisse, Cristoforo Colombo. Oggi ci chiamano immaginari e si preferisce inseguire extraterrestri e virus. Ma nessuno come noi, gli uomini, hanno dedicato così tanti dipinti, sculture, racconti. Siamo sirene, grifoni, draghi, ma siamo molti di più. Siamo tutti quelli che ogni giorno puoi immaginare tu. Thank you.